The town of Ferrara, which lies in the River Po Delta, reached its peak of prosperity in the Renaissance period under the Este family, whose court was filled with famous artists and poets. Today, it's a thriving university town, which relies on the agriculture of the region as its main economic source. Many young people who've grown up in Ferrara are fond of the city, but look elsewhere for work or for a place at university. Some of them become pendolari, commuters, shuttling between Ferrara and the bigger nearby city of Bologna. Of course, fare il pendolare, commuting, can be a hard and stressful way of life. La vita del pendolare è faticosa e dura, che la giornata è molto lunga. Com'è la vita del pendolare? La vita del pendolare è abbastanza faticosa, mi alzo al mattino molto presto e torno la sera molto tardi. È molto stressante, anche perché, soprattutto per i giovani, perché alla sera magari vanno a letto un po' tardi, però al mattino c'è la sveglia alle 6, 6:30, bisogna prendere il treno e andare. How do these commuters get from home to work? Come va al lavoro da casa? Esco di casa, prendo la macchina perché abito in periferia, parcheggio in stazione, vicino alla stazione, che è difficile perché ci sono molte macchine e molta gente. Prendo il treno, arrivo a Bologna, che è la città in cui lavoro, e prendo un autobus e vado a lavorare. Tutto questo in un'ora e un quarto, un'ora e venti di tempo. Arrivo alla stazione in macchina, poi in treno vado fino a Bologna e da Bologna con la bicicletta vado fino al lavoro. Mi chiamo Silvia e abito a Ferrara, ma lavoro a Bologna. Ogni mattina, dal lunedì al venerdì, vado in bicicletta alla stazione di Ferrara e prendo il treno delle 7:53 per Bologna, che parte dal binario numero 3. Tutti i giorni, tranne il sabato e la domenica, vado alla stazione di Ferrara in macchina e prendo il treno delle 7:53 per Bologna, che parte dal binario numero 3. La stazione di Bologna is a vital junction in northern Italy. If you're going south to Rome or Naples, you're bound to go through Bologna. This is the reason why, in 1980, terrorists singled out this busy and important station to plant a huge bomb. They blew up a large part of it, and many lives were lost. When the station was rebuilt, this jagged gap was left as a reminder of one of the worst terrorist incidents in peacetime Europe. I'd arranged to meet Silvia and Danilo as they arrived at Bologna station early in the morning, before they went to work. Their train was on time, but I was late for the appointment and found out, as soon as I met them, that Danilo had to leave straight away to catch his next train to Imola, where he works. Scusate, sono in ritardo. Ciao, ciao. Ciao, non importa, come va? Non c'è male, grazie. Anna, scusa, ma ho fretta. Devo prendere l'altro treno per andare a Imola. Ci vediamo a pranzo, allora? Sì. Ciao. Arrivederci a presto. Ciao. Silvia, tu hai tempo di fare colazione adesso? Sì, volentieri. Ho una fame da lupo. Conosco un bar in Piazza Maggiore che si chiama Bar Giuseppe.
Io però devo andare in bicicletta perché dopo devo andare al lavoro. Vabbè, va bene. Va bene. Tu vai in bicicletta e io vengo in autobus. Va bene. Va bene? Andiamo. Scusate, sono in ritardo. Ciao, ciao. Ciao, non importa, come va? Scusate, sono in ritardo. Ciao, ciao. Ciao, non importa, come va? Tu vai in bicicletta e io vengo in autobus. Va bene. Va bene? Andiamo. Silvia picked up a second bicycle from Bologna station to make her way to the cafe for breakfast. In this flat area, cycling is extremely popular with people of all ages. Sempre così sincera. Viva la mamma, viva le donne con i piedi per terra, le sorridenti miss del dopoguerra, pettinate come lei. Viva la mamma. Ecco qua. Grazie. Vieni spesso qui a fare colazione? Ogni tanto, quando ho tempo. Da quanto tempo fai la pendolare? Faccio la pendolare da molto tempo, da 5 anni. Però lavoro a Bologna solo da 3 anni. E che lavoro fai esattamente? Lavoro in un ufficio, nel campo dell'informatica. È lunga la tua giornata? Sì, abbastanza. Lavoro dalle 9 alle 5 del pomeriggio in ufficio. Però devo uscire di casa la mattina alle 7:30 e torno la sera alle 6:30. Ma abiti lontano dalla stazione? No, abito in città, in centro, nel centro di Ferrara. E come fai per andare a lavorare allora? Prendo la bicicletta per andare da casa alla stazione di Ferrara. Poi prendo il treno e ho un'altra bicicletta vecchia alla stazione di Bologna per andare al lavoro. Ho 2 biciclette, insomma. E poi la sera per tornare a casa faccio la stessa cosa. Ma d'inverno quando piove c'è la nebbia? Faccio quasi sempre la stessa cosa, non cambio programma. Ah, che coraggio! Anna, scusami, sono già le 9 e sono in ritardo per il lavoro, devo scappare. Ma il cappuccino? È lo stesso, un'altra volta. Ah, va bene. Ciao. Ciao, buona giornata. E che lavoro fai esattamente? Lavoro in un ufficio, nel campo dell'informatica. E che lavoro fai esattamente? Lavoro in un ufficio, nel campo dell'informatica. Ma abiti lontano dalla stazione? No, abito in città, in centro, nel centro di Ferrara. Ma abiti lontano dalla stazione? No, abito in città, in centro, nel centro di Ferrara. Anna, scusami, sono già le 9, sono in ritardo per il lavoro, devo scappare. Anna, scusami, sono già le 9, sono in ritardo per il lavoro, devo scappare. Forse per colpa del... Forse per colpa del walk. Buongiorno. Buongiorno. Nella grazie. Lunchtime. Danilo, who's been working at the Imola branch of his bank for the last month, often has a meal at the canteen where we'd arranged to meet. His life as a commuter is even harder than Silvia's. He has to catch 2 trains to get from Ferrara to Imola every morning, and another 2 to get back home in the evening. Grazie. Ciao. Ciao. Buono. Vieni spesso qui a mangiare? Ogni tanto. Da quanto tempo fai il pendolare? Faccio il pendolare da circa 1 anno. E che lavoro fai? Lavoro in banca da 4 anni, presso la filiale di Imola da circa 1 mese. È lunga la tua giornata? Sì. Lavoro in banca dalle 9 alle 19:30. Però la mattina esco da casa alle 7:30. E vi rientro alle 20:30. Abiti lontano dalla stazione? A circa 2 chilometri. E quindi come fai per arrivare al lavoro? La mattina vado in macchina alla stazione di Ferrara. Prendo il treno dalla stazione di Ferrara alla stazione di Bologna. A Bologna cambio e prendo il treno per andare a Imola. Dalla stazione di Imola in banca vado a piedi. E la sera, per tornare a casa mia, faccio la stessa cosa. Ho capito. Ed è lungo il viaggio in treno?
Circa un'ora e mezzo, però per fortuna i treni sono quasi sempre in orario. Meno male. Lavoro in banca da 4 anni, presso la filiale di Imola da circa un mese. Lavoro in banca da 4 anni, presso la filiale di Imola da circa un mese. Come fai per arrivare al lavoro? Come fai per arrivare al lavoro? Vado in macchina alla stazione di Ferrara. Vado in macchina alla stazione di Ferrara. Prendo il treno dalla stazione di Ferrara alla stazione di Bologna. Prendo il treno dalla stazione di Ferrara alla stazione di Bologna. Per fortuna i treni sono quasi sempre in orario. Meno male. Per fortuna i treni sono quasi sempre in orario. Meno male. For many Italians, commuting is a way of life. The scarcity and high cost of houses to buy or rent put them off moving to the city where they work. Young people live with their parents and travel long distances every day. Che lavoro fa? Sono un impiegato dello Stato. E quante volte alla settimana quindi deve fare Ferrara-Bologna? Beh, io viaggio praticamente dal lunedì al venerdì per 5 giorni alla settimana. E verso che ora rientra la sera? Per 3 giorni alla settimana rientro alle 15:30 e per 2 giorni alla settimana alle 18:30. E come vai al lavoro? Da casa? Da casa prendo un autobus alla mattina per arrivare in stazione, poi prendo il treno per arrivare alla stazione di Bologna, quindi a piedi raggiungo il centro. Prendi questo treno tutti i giorni? Sì, prendo anch'io questo treno tutti i giorni come i miei amici dal lunedì al venerdì. Some young commuters feel they'd lose touch with their friends if they move to a different city. Others simply think the rents are very high. Gli affitti sono molto elevati. Se è difficile fare il pendolare, non ti trasferisci a Bologna. Perché non è sempre facile trovare un lavoro nel posto in cui si abita. Non voglio lasciare la mia città perché ho molti amici e molte conoscenze, quindi preferisco stare dove abito adesso e fare questa vita. È molto difficile trasferirmi nella città dove lavoro perché gli affitti sono molto elevati e acquistare le case a Bologna è difficile, impossibile, perché sono molto molto costose. E trovare invece lavoro dove abiti? Forse è ancora più difficile. Most Italians rely on public transport for commuting. Just as well, as Danilo said, the trains are usually on time. Per fortuna, i treni sono quasi sempre in orario.